È la mia prima volta che parlo in pubblico. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare questa Accademia, il suo corpo docenti e il suo direttore per questa bellissima cerimonia e per questo onore. Nel mio caso è la dimostrazione che a volte si impara di più sulla strada di scuola che nella scuola. Voglio ringraziare tutti gli artisti, passati e presenti, per essere stati i miei maestri silenziosi. Ognuno di loro mi ha indicato che i confini non esistono, che il nostro vocabolario può essere reinventato tutti i giorni e se qualcosa non esiste, noi lo possiamo creare. Mi hanno insegnato che le regole vanno imparate, ma per perdersi tutto il divertimento non devono essere costantemente trasgredite. Alcuni di loro mi hanno mostrato che fare arte è come possedere elementi. Con la loro pratica, molti artisti mi hanno suggerito che senza disciplina, silenzio, determinazione, sacrificio, passione, gioia, follia, rischio e irrazionalità, il risultato del nostro lavoro è puramente un esercizio di stile. Tutti quanti sono concordi nell'affermare che la missione di un artista è scoprire simboli. Solo con quelli possiamo trascendere le mode, il gusto e il ben pensare e ingaggiare una battaglia con la storia e dialogare con le nostre paure più oscure. Quasi finito. Vorrei ringraziare tutte le persone che sono state al mio fianco in questi anni e con molta pazienza mi hanno aiutato, consigliato e spesso utilmente criticato. Senza di loro il mio lavoro sarebbe stato meno puntuale e molto più costellato di errori. Un grazie agli amici che oggi sono qui con me e per il quale collaboro in vari progetti, per avermi permesso di esplorare le periferie del linguaggio dell'arte e scoprire nuovi linguaggi. Un grazie particolare a Lucio Zotti, che potrei definire il mio terzo occhio. Insieme abbiamo iniziato questa avventura che si chiama Arte. Fermi. E insieme abbiamo visto la nascita di molti dei miei lavori. Per finire, vorrei ringraziare Carrara, il suo marmo e l'orgoglio di chi lo lavora, perché qui ho scoperto un materiale con il quale si scrive la storia. Vorrei ringraziare inoltre tutti gli studenti di questa Accademia che con il loro entusiasmo e creatività saranno gli artisti di domani. Finito. Facciamo lo tiriamo fuori. Ce ne sono due. Ne ho prese due, fermo. Ne erano andati due. Ehi Massimo. Ma bellissimo, grazie.